pezzo di legno recuperato, una sega nastro, un martello, qualche chiodo e si possono fare magie, dai giocattoli per bambini agli alberi di Natale. E la magia sta anche nel mantenere viva una tradizione che piano piano sta scomparendo, quella del lavorare il legno con le mani, con un'attenzione particolare alla solidarietà, alla socializzazione e al riutilizzo dei materiali. Non buttare, impara a riciclare e riparare è il motto dell'associazione Qui Puoi, che attraverso la gestione di un laboratorio di falegnameria in Viale Vittoria coinvolge persone di età, estrazione socioculturale e nazionalità diverse, creando uno spazio di incontro, dialogo e scambio di esperienze durante la lavorazione del legno. Allora, le problematiche che cerchiamo di combattere sono lo spreco che notiamo, che abbiamo notato in questi anni, e quindi la tendenza a non utilizzare il materiale ma a buttare, e invece il nostro obiettivo, uno dei nostri obiettivi è proprio quello di recuperare, di riciclare il materiale, quindi il legno in maniera particolare. E un altro obiettivo, nostro obiettivo, è proprio quello di invece di diffondere la manualità, perché in questi ultimi anni diciamo che la manualità è molto diminuita e ci sono sempre più persone che hanno difficoltà a svolgere dei lavori manuali, ad utilizzare le mani proprio per il tipo di attività che fanno, diciamo, normalmente nel loro lavoro. L'altro nostro obiettivo è proprio quello di creare uno spazio in cui ci sia questo incontro tra le persone, che possono in qualche modo scambiarsi la manualità, scambiarsi le varie esperienze e avere un modo anche per ritrovarsi insieme. Allora, Qui Puoi nasce ufficialmente nella metà degli anni 90, dall'esigenza di un gruppo di amici che in origine avevano iniziato a trovarsi proprio per questa passione reciproca, diciamo, di lavorare il legno e quindi di diffondere, di utilizzare la manualità. E successivamente abbiamo sentito l'esigenza di diffondere anche queste nostre idee e quindi di allargare la nostra attività da un gruppo di amici, di allargarla a un maggior numero di persone. Quindi successivamente ci siamo iscritti al forum di volontariato, siamo diventati un'associazione di volontariato, quindi c'è stato questo salto da un gruppo di amici a qualche cosa, diciamo, di più ufficiale. E successivamente, in questi ultimi anni, diciamo che il nostro impegno è stato, diciamo, si è concentrato sullo svolgere, sul cercare di diffondere e di svolgere questa attività, diciamo, di promozione della manualità e del riutilizzo del legno. Allora, attualmente siamo 8 volontari che gestiscono questo spazio e ci alterniamo, diciamo, nella gestione di questo spazio. E, oltre ai volontari, diciamo, che si occupano della gestione, ci sono invece un certo numero di soci, che quest'anno sono intorno ai 54-55 soci, che frequentano invece questo laboratorio e, quando hanno bisogno di eseguire qualche lavoro, più le persone che sono state qui, che hanno frequentato il laboratorio e che, pur magari non avendo dei lavori da svolgere, però sentono così il piacere e anche l'esigenza di passare di qui per incontrare le persone che hanno conosciuto, diciamo, durante la loro permanenza qui nel nostro laboratorio.
cerchiamo di dare la possibilità anche a persone diciamo meno, in qualche modo meno fortunate o che possono avere avuto qualche difficoltà e che hanno qui magari sentono anche l'esigenza di trovare dei collegamenti, di conoscere delle persone e di imparare anche qualche cosa che non sia soltanto anche per hobby ma anche per eventualmente un futuro lavoro. Fare il volontario in cui puoi, prima di tutto, è un momento di aggregazione con altri amici, è un ambiente familiare, per cui qui siamo tutti amici, esiste una certa, diciamo, gerarchia, c'è il presidente e sono altri 7 volontari che presidiano il luogo. Insomma. Purtroppo non è molto spazioso, però siamo in attesa che il comune ci fornisca magari di un locale anche più idoneo, perché siamo veramente stretti. A parte questo, il nostro problema è anche quello di farci conoscere, tant'è che cerchiamo, naturalmente non in questo periodo perché è abbastanza freddo, di metterci anche fuori sul marciapiede proprio per dare una maggiore visibilità e farci vedere. E ogni tanto direi che qualcuno si infila dentro, chiede, curiosa, però non è che ci siano molti poi che proseguono, per cui si perdono, magari vengono per curiosità e poi non si fanno più vedere. E quindi ci auguriamo che anche questo servizio possa dare lo spunto a qualcuno per poter venire e usufruire di questa struttura. C'è sempre comunque una persona presente, un volontario presente, che aiuta e dà i consigli e supporta le persone che magari non sono del tutto autosufficienti.